Supporta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte. Buon mercoledì a tutti, benvenuti a Vox Populi. Anche oggi tre persone fermate in maniera casuale nelle vie di Pavia rispondono alla domanda sull'argomento del giorno. L'OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo quadriennale rapporto sulla salute e il benessere degli adolescenti fino ai 15 anni, ha fotografato lo stato dei ragazzini europei. Tra i vari dati emersi, quello che gli italiani sono i meno soddisfatti d'Europa e quelli più stressati a scuola. Addirittura il 90% delle ragazze e il 92% dei maschi alla domanda «Ti piace la scuola?» risponde un secco «No». Trova che ci sia troppa pressione nei confronti di questi ragazzi da parte del sistema scolastico oppure no? All'incirca, se ripenso alla mia esperienza, un po' sì. Facendo i paragoni con il resto d'Europa, da quello che si riesce a sentire, credo di sì. Siamo i più stressati di tutti, si sa, cioè si sapeva già questa cosa qua da parte dei ragazzi. Credo che ci sia una richiesta un pochettino eccessiva, senza lasciare spazio ad attività extrascolastiche che potrebbero allentare un pochettino la tensione, secondo me. Ripensando alla tua esperienza scolastica, quale tipo di episodi andavano a creare della pressione nei tuoi confronti? L'eccessiva richiesta del carico di lavoro da parte degli insegnanti e la focalizzazione attorno alla scuola. Non c'è spazio, come per esempio in un sistema americano, alle borse di studio per lo sport e tutto quanto. Va tutto quanto a focalizzarsi sulla scuola e niente al di fuori della scuola non va bene per un quindicenne, per come questa ricerca qui non va bene. Secondo me sì, un po' sì, cioè, perché il sistema è fatto in modo che lo studente fa la maggior parte del lavoro da solo, quindi a scuola si danno le informazioni poi in modo molto, molto condensato e poi lo studente deve poi cercare, fare delle ricerche, poi leggere tanto e cioè, facendo delle ricerche in più libri ad esempio, quindi in più materiali, quindi è più stressato nel voler capire le cose, nel voler fare le cose, quindi fa la maggior parte del lavoro da solo, quindi si può dire di sì, è più stressato lo studente italiano. Questo forse è dovuto anche a una mancanza di sforzo e di impegno da parte degli insegnanti, che magari affidano molta parte del lavoro allo studente stesso, per assurdo? No, penso di no. Secondo me è proprio il sistema che è fatto in modo più ristretto per lo studente, perché i professori fanno la loro parte del lavoro col tempo che hanno e quindi spiegano quello che possono durante il periodo che hanno a scuola, durante le ore che hanno a scuola. Secondo me sì, a volte esagerano tanto, tipo quando gli insegnanti le danno agli studenti tanti compiti e loro non le piacciono, per esempio, no? Poi a volte anche le studenti che non le piacciono proprio la scuola e poi non lo so anche il perché, secondo me ci sono un po' di problemi. Secondo te quali? Secondo me il problema comunque sono gli insegnanti che non capiscono bene cosa vogliono gli studenti e perché sono tristi, perché non vogliono per esempio fare i compiti. Quindi secondo te è vero che la scuola si concentra di più sul risultato piuttosto che sulla singola persona? Assolutamente sì. Sì, secondo me sì. Comunque gli insegnanti devono capire cosa vogliono comunque gli studenti, cosa le piacciono, cosa o no le piacciono. Porta la tua azienda in questo video. JabTV è la scelta giusta per raggiungere migliaia di potenziali clienti in tempi rapidissimi. Chiama ora al numero 320 22 45 117 o scrivi a spot@jabtv.it per valutare senza impegno tutte le nostre offerte.